Gli speciali di Tex Willer finora si sono confermati un appuntamento felice. Il primo, Fantasmi di Natale, era un'antologia di storie a tema vagamente. Così, Ghost Story, il secondo, forse il più interessante dei tre, intitolato dal titolo fordiano Un uomo tranquillo, abbandonava Tex per concentrarsi su suo fratello Sam Wheeler ed era una storia scritta da Roberto Recchioni veramente ispirato. Ma il terzo potremmo anzi addirittura definirlo clamoroso, perché segna l'incontro tra le colonne portanti della casa editrice Sergio Bonelli, e cioè Tex, appunto, il titolare della testata, ancorché il Tex giovane e non quello maturo della serie regolare, e Zagor, quindi due personaggi storici creati rispettivamente da padre e figlio, Gianluigi Bonelli, Tex, Sergio Bonelli alias Guido Nolitta, Zagor, e è un crossover atteso da decenni e che non, diciamo, non dovrebbe lasciare intatto il mondo del fumetto italiano proprio per l'importanza di questi due personaggi che un po' all'americana, come succede nella Marvel o nella DC Comics, insomma, si incontrano. Gli incontri tra i personaggi di testate diverse sono un po' una novità esercitata in modo così massiccio, diciamo, dalla Bonelli. L'incontro più interessante ultimamente è stato quello tra Dylan Dog e Dampier, che ha coinvolto entrambi le testate, ma questo incontro Tex e Zagor per anni è stato sognato e mai realmente vissuto, soprattutto per ragioni anagrafiche. Si immagina Tex nato alla fine degli anni 30 dell'Ottocento, che è proprio il decennio in cui si svolgono le avventure di Zagor. Quindi tra i due personaggi c'è una forte differenza d'età, e il varare una collana dedicata al giovane Tex è stata anche l'occasione per farli incontrare. Quindi un Tex ancora giovane, scavezzacollo, inesperto, e uno Zagor invece maturo e con un po' di grigio sulle tempie. Sto menando un po' il can per l'aia, funziona, non funziona questo. Io sinceramente mi aspettavo di più, o meglio, non mi aspettavo di più. In realtà ho letto quello che più o meno pensavo di leggere, grosso modo. Speravo di più, dicevo, ma chissà se per una volta, non so, Boselli, in quanto curatore di Tex, veramente decidesse di fare qualcosa col botto, di osare. Non ha osato più di tanto, secondo me. Poi c'è il punto controverso, legato alle due pubblicazioni di vecchi episodi di Zagor, risalenti agli anni 90, ripubblicati in questa nuova collana delle grandi storie Bonelli, che di fatto sono il giusto prologo che andrebbe conosciuto per leggere anche questa avventura. Io non le ho lette, le precedenti storie, e per ragioni meramente economiche, gli albi costavano più o meno 9 euro l'uno, non avevo voglia di spendere quei soldi. Non credo che la fruizione di quest'albo sia del tutto penalizzata. Diciamo che si riescono a ricostruire quelli che sono i caratteri fondanti principali, le interazioni, diciamo, principali tra i protagonisti. Però sicuramente chi ha letto anche gli altri due volumi di cui vi sto parlando, Comancheros e Fratelli di Sangue, fruisce meglio di questa storia. Ma non mi interessa neanche più di tanto addentrarmi nella trama. È una storia con un sottofondo romantico che Boselli, secondo me, amministra anche bene. Non credo che qui abbia strafatto in termini di didascalismo, come dire, di eccessiva lunghezza dei dialoghi, che secondo me sono un po' il punctum dolens
del Boselli autore, ma è un difetto che si riscontra molto più facilmente su Dampir che su Tex, a onor del vero. Tant'è che quando si tratta, per esempio, di storie brevi come Snake Man, Boselli dimostra di cavarsela benissimo anche con la sintesi e lavorando di ellisse. L'albo è disegnato, tra l'altro, vabbè, copertina, ecco. La copertina di Maurizio Dotti secondo me non è bellissima, non sono l'unico a dirlo. È una copertina, come dire, un pochino troppo semplice, con i due personaggi che guardano verso lo spettatore, dislocati uno dietro l'altro. Non è, diciamo, secondo me una copertina che esercita un sex appeal tale da farti venire voglia di afferrare l'albo in edicola e portarlo a casa. I disegni sono invece di Alessandro Piccinelli, che è il bravissimo copertinista di Zagor, e sono disegni molto belli. In effetti, anche la prima pagina, quella su cui campeggia il titolo Bandera, che è così, diciamo, una boomtown esplosa dopo la risoluzione delle controversie guerresche tra Ranger del Texas e indiani Comanci. Guarda, la prima inquadratura, appunto, col titolo è bellissima, con questo Zagor che dà le spalle allo spettatore, guarda la prateria sconfinata e nella vignetta sottostante si incammina lasciando questa scia proprio, no, nell'erba. È veramente secondo me, un'inquadratura quasi fordiana. E poi ecco che Zagor si mette a ricordare le avventure, quelle a cui ho accennato poco prima, e soprattutto a ricordare un compagno d'avventure centrale nelle due storie precedenti, e che qui non c'è perché apprendiamo che è morto Lupo Grigio. E diciamo, la vendetta della morte di Lupo Grigio è anche un po' il motore dell'azione. È un incipit che mi ricorda quello dell'appena citato Snake Man, dove Tex, esattamente come qui Zagor, si ritagliava un momento di solitudine per pensare al suo grande amore perduto, Lilith. E qui Zagor fa un po' la stessa cosa, evocando lo spirito del suo amico Lupo Grigio. Poi dicevo, tra appunto indiani Comanci che vedono traditi certi trattati di pace con i bianchi, una strage perpetrata da un manipolo di Texas Ranger, diciamo, non sono quei Texas Ranger integermi e aderenti alla causa indiana, anche che, come sono Tex Carson e che così vediamo nella serie regolare. Questi veramente sono dei criminali con la stella e subiranno le ire, tra l'altro, di Tex. Ma al di là di tutto questo, si incontrano Tex e Zagor. Cosa succede? Sì, si incontrano appunto nell'arco di questa avventura, scambiandosi per due nemici. Tex ha già sentito parlare di Zagor e si accorge di chi è, insomma, è curioso di conoscerlo. Gli è stato presentato come un eroe mitologico, quasi come un Davy Crockett o un Pecos Bill, cioè quegli eroi del West la cui esistenza è sospesa tra leggenda e verità storica. Nel caso di Pecos Bill, vabbè, solo leggenda, e le cui avventure sono raccontate nel segno dell'iperbole. E si prendono a cazzotti. È un po' un topos anche forse del western, della narrazione classica. Però è qui che cominciano a scricchiolare le cose. Cioè, se anche io perdono a questa storia, che pure secondo me ha anche delle trovate belle. Per esempio, c'è una donna che è stata sposa di un indiano che torna dalla vita indiana alla civiltà dei bianchi. Ce n'è un'altra che compie un percorso inverso, no? Quindi ci sono anche questi richiami, se vogliamo, interessanti. Diciamo, Boselli ci racconta un West dove anche la presenza indiana dei Comanci, in questo caso, non è banalmente una presenza, come dire, di una popolazione sostanzialmente buona, oppressa, anche se, diciamo, ciò che lui pensa è chiarissimo, però allo stesso tempo problematizza. Questo bisogna dargliene atto, insomma, rispetto magari a anche tante storie zagoriane, texiane, classiche. Qui si riafferma una volontà di raccontare un'avventura, un West più adulto, cosa che io riscontro molto in Tex in questi anni. Io sto leggendo soprattutto gli speciali dopo anni che non, dopo decenni, decenni che non leggevo Tex. Posso dire di essere arrivato quasi vergine al personaggio, alla mia età, e in Zagor
questa cosa c'è meno, indulge ancora in una certa ingenuità, però insomma qui Boselli secondo me ha la volontà in qualche modo di complicare, ma questa cosa crolla proprio quando si incontrano Tex e Zagor, si incontrano nel segno della classicità più assoluta, ma mi verrebbe, mi sposto perché è andata via la gatta, io volevo farvela vedere perché secondo me è stupenda e va vista, vabbè. Potrei dire anche un po' malignamente nel segno della convenzionalità, perché cosa succede? Che mentre Tex e Zagor si menano, magari vi faccio vedere anche qualche inquadratura, e non naturalmente finisce pari, perché Tex non ha pur non avendo magari le doti così quasi supereroistiche di Zagor, che è quasi una specie di ninja, no? Se vogliamo, no? Tex però gli tiene testa e mena come un fabbro, insomma, quindi finisce pari, diciamo. Però è tutto condito da dialoghi così che si vorrebbero un po' umoristici, no? Ma anche il rapporto tra i due eroi è di pacata diffidenza, ma di sostanziale, seppur taciuta stima, no? Secondo me sarebbe stato più bello sottrarre magari sottrarre all'azione vera e propria e raccontare di più il rapporto tra le due persone, però raccontandolo in modo più quotidiano, cioè senza per forza dover riconoscere l'uno nell'altro l'eroe. C'è anche un accenno al così Zagor fa riferimento a una sorta di profezia che sento dire su un capo bianco futuro dei Navaco. Quindi no, questo poi questo accenno così vagamente mitico potrebbe anche starci bene, però in linea di massima, pur essendo un albo di 160 pagine, ma tenete conto che loro due si incontrano intorno a pagina 70, anche questa cosa che viene fuori in Zagor, quasi l'atteggiamento di, diciamo, diffidenza mostrata e stima di fatto taciuta, ma rivelata coi fatti, insomma, ecco questo condito poi da un finale dove gli scrive una lettera con un afflato quasi paterno. A me non, mi sembra il modo più convenzionale, ecco, di gestire l'incontro tra i due eroi. Io avrei preferito veramente, io ho pensato questo, ma che bello se anziché fare questa storia come, diciamo, ultima parte di un trittico, o anche mantenendo questa cosa, però dicevo che bello se Boselli per una volta si fosse dimenticato di dover per forza raccontare un'azione western e magari avesse fatto qualcosa di più centrato sull'amicizia, sul riconoscersi di due uomini anche così diversi. Forse appartengo a quella schiera di lettori che non sono mai contenti, è possibile, però io avrei un incontro tra Tex e Zagor, mi sarebbe piaciuto vederlo magari in un cartonato alla francese, quindi con quella necessità di sintesi che Boselli si è comunque dimostrato bravissimo a gestire in Snakeman, questa storia di cui io, vabbè, mi sono innamorato, e non per questo, secondo me, con la necessità di far parlare troppi personaggi, poteva essere risolto veramente in modo più poetico. Ecco, a me forse sarebbe piaciuta così. Ho letto, anzi, ho ascoltato un'intervista di Boselli in cui lui aveva pensato a una storia di Tex maturo, il Tex che conosciamo, che in una, non vorrei dire una sciocchezza, ma in un ambiente urbano avrebbe incontrato uno Zagor molto vecchio. Chissà che quella non potrebbe, se mai si farà quella storia, che non potrebbe essere l'occasione per una storia più simile a quella che ho sognato io. Qui Zagor lo si immagina cinquantenne, difatti gli hanno soltanto ingrigito un po' le tempie, ma è sempre lo Zagor in splendida forma che sappiamo. E io poi, diciamo, per tutto l'albo, ho pensato che bello che non c'è Cicco, che bello che non parlano di Cicco. Anzi, ho pensato magari Cicco è morto, no, non è che ce l'ho con Cicco, però siccome l'ho sempre considerato una spalla comica puerile, fuori dal tempo, allora magari la volta buona che si è tolto dal cast, insomma, invece no, proprio nell'ultima vignetta, l'ultimo balloon, Zagor dice devo tornare da un mio vecchio amico, e
insomma Chico è ancora là ad Harpud che lo aspetta, perché c'è questo da dire, e poi chiudo. Mentre in altri fumetti, ma e naturalmente non posso non pensare alla tradizione supereroistica americana, mentre in questi fumetti a me sembra che l'incontro tra personaggi, ma addirittura i crossover, come dire, transeditoriali di DC e Marvel, con Batman che incontra Hulk, ce n'è stato un altro un albo Batman e Hulk e un altro Superman e l'Uomo Ragno, mi sembra, ma vabbè, comunque insomma in questi frangenti c'è veramente, secondo me, la voglia un po' anche di cambiare le carte in tavola, o per non parlare, vabbè, delle grandi miniserie tipo Venga il tuo regno, così. Cioè, che bello sarebbe veramente se senza la paura di scontentare nessuno si facesse qualcosa di veramente inaudito, no? Allora, Tex che a New York incontra Zagor vecchissimo, novantenne, con Chico che è morto, ma magari inventandosi anche qualcosa di bello, di forte, di potente, cioè che quanto sarebbe bello. E in fondo, che cosa rischierebbero i Bonelli nel fare una cosa del genere, piuttosto che fare sempre queste cosette a metà strada, convenzionali, che non accontentano nessuno. Secondo me una strada un pochino più una strada un pochino più coraggiosa era stata presa nell'ultimo incontro tra Dylan Dog e Martin Mister, dove con una mossa metafumettistica geniale prima di tutto si ascriveva a Ellingen un sentimento del razzismo che secondo me hanno preso dalla biografia di Lovecraft, perché ci sono troppe coincidenze, ma poi soprattutto nel suo essere così sgradevole e terribile in qualche modo veniva regalata un'umanità a Ellingen, perché l'umanità non è soltanto essere tolleranti, l'umanità significa anche essere delle persone malvagie, sgradevoli, capaci di fare cose molto brutte, e questa cosa era passata magnificamente in quell'albo, del quale colpevolmente non ricordo gli autori, ma comunque no, non so se adesso l'ho letto qua al tempo della sua uscita, quindi credo siano un paio d'anni fa, non so se l'ho magnificato, nel frattempo dovrei rileggerlo, però c'era proprio questa cosa secondo me molto, molto bella. E poi soprattutto Ellingen, quindi il nemico giurato di Zagor, che è il villain di una storia di Martin Messer e Dylan Dog, ci rivela proprio anche l'ordito metafumettistico molto intelligente che quella storia aveva. Ecco, e mi sembrava, anche se non era, diciamo, chissà cosa, però era già un primo passo. Cose come questo Bandera, riportano un pochettino indietro questi tentativi, no? Coraggiosi, secondo me, pur nell'ambito di una storia che io non giudico niente affatto sgradevole, con alcuni momenti riusciti, questo splendido e lirico e fordiano incipit che mi è piaciuto molto, però il momento deludente è proprio nell'interazione tra Tex e Zagor, questo è quello che penso io. Tanto vi dovevo, vi auguro una buona serata.